È una battaglia di civiltà verso cui non si può rimanere impassibili. Lo ripetono i membri del GAV, ossia il Gruppo d'Azione per la Verità ex Tribunale di Rossano. Si tratta di un movimento civico sorto all'indomani della chiusura anomala del Tribunale di Rossano, appunto. Noi siamo collegati con l'avvocato Claudio Pisano, che del Gruppo d'Azione fa parte. Ben ritrovato, Pisano. Bentrovato lei, grazie, buonasera. Ma è davvero una battaglia di civiltà, visto che in modo anomalo, così come voi scrivete sul vostro gruppo Facebook, siete stati defraudati del Tribunale di Rossano. Beh sì, è una battaglia di civiltà, è una battaglia anche soprattutto di giustizia, perché di civiltà ormai è rimasto ben poco. Noi siamo stati ingiustamente privati del nostro presidio di giustizia, che risaliva a 150 anni prima. Voglio ricordare che il Tribunale di Rossano è stato istituito nel lontano 1862, e quindi, oltre ad essere un fatto palesemente ingiusto, quello della sua soppressione, è anche un fatto che lascia molti e molti dubbi anche sul profilo della legalità e della moralità attraverso cui questa soppressione è avvenuta. Ecco, avete più volte voi manifestato, voi del GAV, le vostre ragioni con manifestazioni e incontrato rappresentanti del Ministero. Risultato? Nulla si è mosso. Nulla si è mosso perché intanto il Tribunale di Rossano è stato soppresso, tanto per dare qualche dato temporale, è stato concretamente soppresso nell'agosto del 2013. Allorquando abbiamo avuto questa triste notizia, in base alla quale il Tribunale di Rossano per l'appunto veniva soppresso ed accorpato a quello di Castrovillari. Il governo che si occupò materialmente di questa soppressione, che rientra nella riforma della cosiddetta geografia giudiziaria, è stato il governo Monti, un governo diciamo che non è ricordato proprio per una particolare simpatia, ma piuttosto è passato alla storia per quella storia della spending review, nell'ambito della quale doveva ricadere anche la questione legata alla soppressione di molti presidi giudiziari. Quell'anno ne vennero soppressi 37 su 165, mi pare, e vennero soppresse contestualmente 38 procure della Repubblica e 220 sezioni distaccate di tribunale. Il ministro Severino, che all'epoca era il ministro della giustizia di quel governo Monti, parlando di criteri attraverso i quali era stata decisa la soppressione di questi 37 tribunali, aveva dichiarato che in linea di massima il governo si era attenuta a una scarsa presenza di criminalità organizzata sul territorio ed una disagevole presenza di mezzi di comunicazione e di trasporto. Cioè, in altri termini, Rossano, e tra parentesi voglio dire che oggi Rossano è fuso come comune, non esiste più il comune di Rossano perché siamo fusi da qualche mese con il comune di Corigliano, chiusa la parentesi, all'epoca invece Rossano era un comune autonomo, e quindi secondo questa interpretazione totalmente falsa che ha dato il ministro Severino, a Rossano, quindi che ricade nel territorio della Sibaritide, non c'erano né problemi di criminalità organizzata o di criminalità ordinaria in genere, e non c'erano neanche problemi di spostamento attraverso i mezzi di comunicazione ordinari. Quindi sono due criteri che naturalmente sono totalmente falsi, come sono state e si sono rivelate false le carte attraverso cui il Tribunale di Rossano è stato ingiustamente soppresso. Ma con il nuovo governo giallo-verde si potrebbe riaprire uno spiraglio per il Tribunale? Il governo giallo-verde veramente lo ha messo nel contratto di cambiamento, nel contratto di governo detto del governo di cambiamento. Se non ricordo male, la riapertura dei tribunalini, non so perché hanno usato questa espressione, perché tra i 37 tribunali che sono stati soppressi non ce n'erano sicuramente di tanti tribunalini, ma voglio dire, è stato questo governo giallo-verde che nel contratto fatto tra gli attuali schieramenti politici di maggioranza, cioè la Lega e il Movimento 5 Stelle, hanno messo al punto 12 di questo contratto la riapertura di questi presidi. Noi abbiamo anche una consistente rappresentanza parlamentare del nostro comune unico di Corigliano Rossano, ma allo Stato
questo punto del contratto di governo non è stato ancora, come dire, realizzato. E francamente le uscite più o meno recenti del ministro Bonafede su questo punto non sono tanto ben auguranti. Io ripongo una moderata fiducia in questo governo, insomma, però allo Stato non si è mosso nulla, anzi le recenti uscite sull'argomento non fanno sperare nulla di buono. Senta Pisano, ma cosa significa in termini di tempi e di costi per un avvocato che risiede a Rossano e che quindi svolge la propria professione a Rossano spostarsi, se non quotidianamente, molto spesso al Tribunale di Castrovillari? Ma la definirei una piccola tragedia, sia per gli avvocati, a cui appartengo anch'io, sia anche perché non sono il solo, non siamo i soli noi avvocati a doverci recare più o meno quotidianamente presso la città di Castrovillari, ma ci sono gli impiegati dell'ex tribunale di Rossano che sono stati ricollocati in quel tribunale, ma ci sono le migliaia di utenti che quotidianamente sono costretti a fare dei viaggi molto lunghi, perché Rossano, tanto per fare un esempio, Corigliano Rossano, ecco, è meglio parlare di comune unico, dista da Castrovillari una sessantina di chilometri, di una strada non proprio rassicurante, gran parte della quale è rappresentata dalla tristemente nota strada statale 106. Ma per esempio quelli che vengono, i colleghi e tutti gli utenti della giustizia che si recano da Cariati, devono percorrere quasi 2 ore di macchina o di mezzi pubblici per raggiungere la città di Castrovillari, che tra l'altro è sprovvista di rete ferroviaria. Quindi anche questo criterio che aveva sbandierato il ministro Severino, insomma, viene clamorosamente smentito dalla realtà dei fatti. Guardi, i costi sono esponenziali. Si sono più che triplicati, perché tra le altre cose abbiamo anche la difficoltà di dover andare all'ufficiale giudiziario, la cui sede è stata allocata a Castrovillari, ma non nel nuovo edificio, ma nell'edificio che ospitava il vecchio tribunale. Ci sono costi triplicati e più che triplicati per quanto riguarda il raggiungimento della sede, perché Rossano e Corigliano, il nostro comune unico, dista da Castrovillari circa 60 chilometri, ci sono decine di chilometri in più per tutti i paesi dell'entroterra rossanese e coriglianese, che distano addirittura più di 100 chilometri da Castrovillari. Quindi le lascio immaginare, in una zona quasi totalmente sprovvista di infrastruttura e di un servizio viario adeguato, le lascio immaginare le difficoltà che incontrano quotidianamente impiegati, utenti della giustizia, forze dell'ordine, più chi ne ha più ne mette, insomma. Noi ringraziamo l'avvocato Claudio Pisano, che fa parte del GAV e lo ricordiamo, il gruppo d'azione per la verità dell'ex tribunale di Rossano. Avvocato, buona fortuna, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera.